Con Jelena Bašić e le donne nella cultura medievale serba, noi della Grafè It Edizioni diamo inizio a una nuova collana di saggistica, anzi, per la precisione, a una sottocollana, perché la collana di saggistica si chiama Tecne, ora nasce Tecne Minor, e precisiamo che il minor è da intendersi solo in riferimento all'ampiezza dello studio, cioè al numero di pagine, non certo alla qualità del contenuto. Jelena Bašić e le donne nella cultura medievale serba, quindi. Si tratta di un saggio scritto dalla professoressa Svetlana Tomin, che insegna letteratura serba medievale presso il Dipartimento di Letteratura Serba della Facoltà di Filosofia di Novi Sad, come anche insegna studi di genere presso la rete accademica interdisciplinare ACIMSI, suppongo si pronunci così. Il testo è stato tradotto in italiano da Dragana Parlak. Chi è Jelena Bašić? Vissuta a cavallo tra i secoli XIV e XV, è stata una principessa serba, governatrice, benefattrice e fondatrice di monasteri. Questo in sintesi, per saperne di più, ovviamente vi rimando alla lettura del libro. Siamo dinanzi a una donna forte che, come sposa e madre, ha condotto missioni di pace anche presso il Doge. Una donna che, a dispetto di quello che si crede comunemente, era una persona di cultura e una bibliofila. Una donna che alla fine decide di ritirarsi in uno dei monasteri da lei fondati sul lago di Scutari, un monastero che era diventato un centro di spiritualità e di cultura. Insomma, benché molto lontana da noi nel tempo, Jelena Bašić è stata una donna estremamente moderna e che vale la pena conoscere e che, crediamo, questo testo possa aiutare a conoscere sia la figura di Jelena Bašić in sé che la presenza delle donne nel Medioevo e nella cultura medievale, perché ricordiamo, non si finisce mai di imparare.